Sometimes I take a left when everything is right, and I can see the road when I turn out the light. Questa è la settima edizione di Donare Sangue e Benessere, un momento dato per fare rete con tutte le associazioni di volontariato che operano sul territorio e anche con tutti gli amici come Petra Radio che sono quotidianamente impegnati nel sociale. E oggi noi vogliamo ripartire dalla base, vogliamo ripartire dagli studenti, vogliamo ripartire dal volontariato per dare un chiaro messaggio. E siamo noi con piccoli gesti come quello della donazione, manifestiamo la nostra contrarietà ad ogni forma di mafia. Da un po' di anni che ho intrapreso pregevolmente, perché sono delle tematiche che mi stanno molto al cuore, questo progetto Legalità, di cui sono referente nella mia scuola, e con orgoglio devo dire onorata di poter coinvolgere i miei alunni e i miei colleghi, i quali insieme a me ogni anno cercano di tradurre la memoria in impegno, perché di questo si tratta. Woke up in Bangkok, gave my soul to a babe in a pawn shop. Oh my, oh my home. Fresco fresco dalla predonazione dell'Avis, siamo oggi qui alla ragioneria per l'evento sul memorial della strage di Capaci contro le mafie. Noi ci occuperemo di dare un tocco di colore come associazione di murales, graffiti a livello urbano, street art, associazione Open Your Mind. E che dire? Una buona giornata a tutti e ricordiamoci del memorial sempre. She said, baby, don't you care? Any road, we'll take you there. Tutta la lotta contro ogni forma di violenza è la ricerca della legalità, la lotta contro l'omertà, la lotta per la giustizia. Quindi ogni forma di violenza deve essere assolutamente eliminata dalla nostra società per poterci definire una società civile e del terzo millennio. Io sto lottando per tutte le donne che hanno subito violenza, perché l'ho subita io in prima persona e posso capire cosa si prova quando si è massacrate psicologicamente, fisicamente, e non voglio più che i nostri giovani abbiano paura di uscire perché vanno incontro alla violenza. Quindi spero che la mia testimonianza sia servita a far capire quali sono i rischi dai quali dobbiamo stare lontani. Oggi siamo qua tutti riuniti in una rete di solidarietà per commemorare le vittime della strage di Capaci, dove morirono il giudice Falcone, Francesca Morbillo e tre colleghi poliziotti. Oggi ne abbiamo approfittato appunto per questa ricorrenza per festeggiare anche la nostra giornata volta alla promozione della donazione del sangue, ma soprattutto alla prevenzione della salute dei giovani. E in più oggi abbiamo voluto organizzare anche una posizione di una pianta, la ginestra della legalità, qui nella piazza della legalità adiacente l'università, proprio perché vogliamo apporre un simbolo che è di libertà contro tutte le mafie. Contenti per la riuscita di questo seminario dal titolo Educazione, Senso Civico e Cultura della Legalità. Abbiamo cercato di affrontare le varie tematiche in tutte le sue sfaccettature. Siamo in questo momento alla Piazza della Legalità, dove stiamo piantando un albero della ginestra che è il segno di legalità. Noi ci siamo e ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci, perché noi siamo quella classe studentesca che in questi anni ha preferito praticarla piuttosto che predicarla. È stata una mattinata di profondo interesse culturale, perché abbiamo innanzitutto avuto il piacere di ospitare due testimoni, due vittime quindi di violenza, e un'altra vittima appunto che ci ha parlato del contesto mafioso. E ringraziamo tutti gli studenti che sono stati partecipi, ringraziamo la Vis di Enna per essersi messa a disposizione, appunto aver concertato appunto tutto lo svolgimento dell'intera giornata. In questo momento dietro di noi potete appunto vedere lo stinnardo dell'Avis, e vi sarà appunto in Piazza della Legalità apposta una pianta che sarà appunto il simbolo della lotta contro tutte le mafie. Ho
molto contento che ci sia stata la possibilità all'università di ospitare associazioni di volontariato con la collaborazione necessaria delle associazioni studentesche della campus in particolare, perché l'università Aenna deve essere un punto di riferimento non soltanto quando si tratta di temi scientifici, ma anche e soprattutto quando si parla di temi civici, perché la risorsa principale che l'università può offrire al territorio è proprio un punto di incontro grazie al quale sviluppare una cultura comune anche della legalità, ma non soltanto della legalità. Io sono molto felice, diciamo, ogni volta di parlare nelle scuole o nelle università, mi è capitato già diverse volte, perché penso che la magistratura debba sicuramente aprirsi al territorio quando si tratta, insomma, di lanciare questi messaggi. Deve farsi testimone, in un certo senso, per la propria parte, di un modello, di un'idea di legalità che secondo me parte, diciamo, dalle scuole, dall'università, e poi trova alla fine il suo vertice nelle forze dell'ordine, nell'attività della magistratura. Ain't got a soapbox I can stand upon, God gave me a stage, a guitar and a song. Sono assolutamente lieto e veramente orgoglioso di aver partecipato e commemorato oggi un giorno importantissimo. Ovviamente quello che io prediligo è parlare di legalità in espressione artistica, quindi al teatro, e avere sentito anche oggi tante testimonianze toccanti di donne e di uomini che si prodigano per la legalità, questo mi riempie anche di un bagaglio proprio culturale che notizie mi mancavano e adesso ce li ho. Some guitar, grab a beat and away we go. I'm just a boy with a one man show. Sono molto contento di come sono andate oggi le cose, perché la giornata era nata per commemorare, ma noi siamo andati oltre, perché grazie a delle testimonianze che ci sono state noi abbiamo veramente preso coscienza del fatto che la legalità è qualcosa che va educata, coltivata ogni giorno, è un modo di essere, e quindi da questo punto di vista oggi in una sede prestigiosa come quella dell'università aver portato un messaggio positivo che è quello del rispetto delle regole, il rispetto dell'altro è sicuramente un fatto importante. Per chi c'era quel 23 maggio è il ricordo della memoria che non va cancellato. Io credo che sia importante continuare a parlarne, perché gli ultimi fatti di cronaca testimoniano che ancora sull'antimafia c'è tanto, tanto da fare. Poi credo che il seminario sia stato molto interessante perché ha abbracciato varie branche, fra cui quella della violenza sulle donne. È molto forte la testimonianza di questa donna maltrattata. Quindi grazie all'Avis, grazie a Campus per aver organizzato questa giornata della memoria in questa maniera. Everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios, while I'll be sitting here with a song that I wrote saying love could change the world in a moment.